Ulla, what have you done? Tuva's voice called out to him. Benvenuti e bentornati su Bramble, The Mountain King. Salute. Bene, riprendiamo la nostra passeggiata tra i boschi, molto tranquilla, molto felice, devo dire. Quindi proseguiamo questo piccolo giochino, questo piccolo capolavoro, perché secondo me è tanta roba. Quindi avevamo appena visto una cosa bruttissima, e il sacrificio delle streghe eccetera, questa qua, questa mamma che voleva diventare strega ma doveva sacrificare il proprio bambino, cose che purtroppo o forse anche adesso esistono, quindi la gente non sta bene. Sentite il sound, quanto è bella la musica. Aia. Cos'è, la caccia alle streghe? Scusate, si può vedere? Oddio. Non mi morire soffocato, per favore. Potrebbe essere. Potrebbero essere impiccate e poi date al rogo. Non so se questa parte comunque segue sempre, diciamo, la cosa streghe. Il tema streghe, perché poi dopo la strega avevamo incontrato il Lictube, una roba del genere, che era una specie di saggio del mondo. Oddio, cos'è lassù in alto? È sparita. Però abbiamo incontrato questo saggio che, diciamo, raccoglieva tutti i ricordi del mondo. E poi avevamo affrontato quella creatura boschiva, che non l'ho mica capita come cose. Madonna, è una strage, ragazzi. Penso proprio di sì a sto punto, che siano tutte riputate streghe. Però non vedo però posti teli, cazzo. Sto un po' zitto perché mi sto godendo il momento, tra virgolette. Ecco, giustamente. Oh, finalmente un cazzo di personaggio che non regge la tensione sbocca. Perché tutti se no sono eroi, tutti se no sono unici, speciali. Bello questo, bello anche questo piccolo dettaglio. Secondo me ci sta, ci sta. Via, proseguiamo, vediamo cosa c'è oltre la trincea, oltre il campo raso al suolo dal fuoco. Oppure stavano facendo un party, fumando una sigaretta, l'hanno buttata nella paglia, che non si dovrebbe fare, e da lì è partito tutto. Dopo come siano andate a impiccarsi, non lo so. Allora, Valmoken Till Nil Schult. Non l'avrò mai letto bene, ma poco importa. Ok, che cacchio è Resident Evil? Resident Evil 4, abbassati per favore. Ok, voilà. Oddio,
Prima donna? Prima donna. Madonna. Ah. Madonna mia, rigor mortis. Ok. Una manovella dietro la schiena della strega. Stavo per dire un'altra cosa perché faceva rima, ma... Facciamo i bravi, dai. E... No, aspettate. Pensavo di dover andare dietro, no? Siamo bassini. Niente? Non... Quindi? Vado qua per fare... C'è il libro, non lo posso leggere. Posso fare un cazzo. Va bene. Qua c'è un disegno, una candela. Una candela. Ah, ma ok. Che cazzo? Ah, interessante. Sì, però questa prima o poi si sveglierà, non è il caso. Che cazzo c'è scritto lì? Va bene. Se qualcuno riesce a tradurlo, lo scriva sotto nei commenti, così. Adesso che ho la chiave, posso fare qualcosa qua? A quanto pare no. Bene. Bene, non l'ho capita sta cosa. Io giro un pochino per vedere, so che qua c'è la porta, adesso andiamo. Voilà. Arrivederci, cara, grazie per l'aiuto. Un attimo che voglio vedere se c'è qualcosa, perché mi sa che qualcosa comunque dietro mi sono perso. È Resident Evil. Cioè, questi sono palesemente zombie. Quindi? Ma che cazzo sta succedendo? Allora. Piano e con calma. Io sono andato qua. Cos'è, il bagno di Shrek questo? Ma non è la strada giusta a quanto pare, vero? Se faccio così? No! Azzo! Ok. Allora, io ci passo dietro, in teoria non mi dovrebbe vedere sto maledetto, vero? Ok, però dopo gli passo davanti, anche se sono inginocchiato mi vede. O no? Stai lì, mangia, fai il tuo buon appetito. Non ti preoccupare di noi. Ce li avete già i cadaveri? Che cazzo volete? Prima finite quello che avete, che cazzo? Shh, no... Uno di due ha i rovi nel corpo. Maledetto rovo. Maledetto Bramble. No, non mi avete visto. Non c'è nessuno, tornate a mangiare, per favore. Quindi, in teoria adesso dovrebbero fare la... No. Ok. Ah. Non c'è nessuno, continuate a mangiare. Vabbè che fanno talmente un casino che probabilmente prima che ci sentono loro. Perché ho come l'impressione che qua accada qualcosa di brutto. C'è il simbolo della candela che a un tratto sembrava un'altra cosa, però. E luce fu. Lumos. Lumos maxima. No, non funziona più. Ci si è sminchiata la torcia. Ah, sì, un altro libro, bello. Mi piacciono. Once there was a peaceful village near a great forest. One night, people began to see a beautiful woman with long dark hair lurking in the shadows during the full moon. The beautiful woman. Beh, direi. Men started to follow her into the forest. Some of them never returned. And those who did had lost their minds. Come si dice, tira più. Eventually, the villagers had enough. They took all the dark-haired women of a certain age and put them on trial for witchcraft. Così a gratis, cioè una che si presentava lì nuda per attirare, vabbè,
sono professioni. Hoping to find the right one. Yet men kept disappearing during full moon nights. Proprio stupidi comunque gli esseri umani, mamma mia. The villagers grew more and more desperate and burned down a large area of the forest in the hope of finding this strange, beautiful woman. But to no avail. Ah, quindi il rogo che abbiamo visto con tutte quelle donne effettivamente avevano tutti i capelli neri. Era questa storia. They killed their own mothers and daughters. They burned down more of the forest that had served them with resources. Magari pensarci prima, no? Oppure erano sotto un sortilegio. Then one night, when the moon shone at its brightest, five brave men took matters into their own hands. They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair. Okay. After a time, they saw the beautiful woman standing in a clearing. The men were instantly enchanted and followed her deep into the forest's heart. Che ci vuoi fare? She was a shapeshifter. Ah, ma era lei. That mimicked what men wanted to see in order to lure them away. When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous. Beh, oddio, creatura mostruosa, era anche una figata assurda she come creatura. She ripped their chests open, hung them up in the trees, and drew strange powers from their still beating hearts. And no one would ever see them again. Ah, quelli infatti che noi distruggevamo perché li facevano da scudo, in poche parole. Ma pensate te, ma che figata! Luce, por favor. Ma che figata! Non ha un nome sto essere, no, in realtà ce l'aveva. Quando l'abbiamo sconfitta. Che è sta roba? Non capisco. Vabbè. Una struttura un pochino fallica, diciamo. Questo è il famoso vaso da notte. Per chi non lo conoscesse, in pratica il cesso portatile, in poche parole. Quindi qua abbiamo visto tutto. Abbiamo fatto prima la boss fight e poi abbiamo visto tutto, nel senso. Abbiamo sconfitto adesso il demone. Ma ste creature si sono... Mamma mia. Queste creature si sono create come? A questo punto mi viene da chiedere. Allora, come faccio? Come accidentaccio faccio? Ok, piano. Ok, se queste due non si girano potremmo... niente! Così, ci ha preso su e siamo morti. Il potere della mamma. No, non so come. Allora, c'ho quel cazzo di. Oh no, 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 non c'è nessuno. Sciò. No. Fanculo. Come faccio? Non posso fare niente. Se qualcuno si deve rompere il cazzo, per favore. Sì, ma tutti dovete venire. Non vale che sto disgraziato di là. Piano. Aspetta, torna al tuo posto, per favore. Allora, aspettate un attimo che voglio vedere di fare una provata. Olla! Vaffanculo, va. Scusate, non c'ero arrivato. Vabbè, che per voi sarà stato un attimo, avrò tagliato tutto quanto. Basta zombie, avete rotto il cazzo.
Torniamo a qualcosa di un po' più, ciccioso. Ok. Vado di qua. Di qua non si può proprio andare, vero? Va bene. Ok, la rete. Saltiamo qui. Iniziamo a fare un po' di scalata su rete. Ok, per entrare nel capanno. Vediamo un pochino. Ancora. Ma basta. Ah, che paura. Cosa devo fare? Cosa cazzo devo fare? Porca puttana. Minchia, Tom e Jerry. Oh, chi è? Chi è quella donna? C'ha il rastrello, si vede. Ale, un'altra porta incendiata. Qui c'è qualcosa da poter vedere? No. Aia. Le ginocchia. Vediamo la porta, cosa ci chiede? Ci chiede lì il pentagono. E la croce, e un'altra croce. Sì, dovrebbe essere così in teoria. Croce rovesciata in teoria. Allora, potrebbe essere quello. Aspettate un attimo che andiamo a fare un giro prima di mettere cose a caso. Allora, uno lo aggiungiamo. È questo qua. Questo è il quadrato, questo è il rombo. Non ci interessano. Qui c'è qualcos'altro. Andiamo a vedere. Quindi ancora si tratta di streghe, di cose del genere. Ok. Quindi sono due croci in poche parole, perché una era questa, che penso sia una grande e una piccola. Quindi questa qua sarà quella piccola. Eh sì, effettivamente è più piccolina. Proviamo. Vediamo che succede. Vai caro, mescola un po' di polveri magiche. Fra un po' il nostro povero ragazzino se li inizia a prendere le polveri per quello che sta affrontando e vedendo. Minchia, più difficile. Tutti in pratica, le tre palle, il rombo, il quadrato, il triangolo. Ok, cerco di ricordarmelo. Quindi, qua non c'è un cazzo che ci interessi perché non ci serve il tondo, il cerchio. Le tre palle, ok. Il triangolo. Gli altri dove erano qua? Triangolo e tre palle li abbiamo fatti. Poi ci serve il quadrato e il rombo. E dovremmo essere a posto in teoria. Sì. Sì. Proviamo. Olè. Come si sa che il fuoco si spegne con la sabbia, no? Possiamo, è permesso, si può ed uscire da sta casa? Ok. Vedi? Perfetto. Quindi, di qua si può andare? Non penso proprio. C'è dell'acqua. Guardate le case con l'erba che gli cresce sopra il tetto, figo. Ci sono alcune case nel nord Europa che hanno sta cosa. Ma qua si può entrare? Si può entrare come? Vediamo un po'. Ah. Una mappa in pratica? Sì. La chiave. Raccogli. Raccogli immediatamente. Va bene. Quindi basta. Solo la chiave, vero? Ok. Qua c'è sto simbolo della candela che sinceramente io non mica ho capito che cazzo è. Va bene. Qua non si può più fare niente. Torniamo in dri. Corri piccolo amico, corri. Ok, piano piano, piano piano. Ok, oh, va bene, del sangue. Ci diamo alla pesca? Vediamo che hanno raccolto.
Ci hanno raccolto qualcosa, probabilmente sarà andata male, però noi ci proviamo. Quindi? Così è tutto. Ok. Ma... immagino che di qua non si può andare, quindi devo scalare questo, in poche parole. Ok. Vieni di qua, per favore, che sennò non scaliamo un cazzo di niente. E poi così? Ok, ha fatto lui, meno male, perché avevo sbagliato a premere il tasto. Madonna mia. Del pesce, beh. Qua c'è qualcosa? No, del gran sangue, speriamo sia del pesce. Oddio, no, ci stavano per suicidare, porca troia. Allora, lì c'è un fiore, che cazzo vorrà dire mai? Non si sa. Allora, vediamo un po'. Qui non c'è un cazzo. Andiamo su. No! Nonna mia. Si getta ad altitudini che non può sopportare. Piano. Scendi da solo, dimmi di sì. Non l'ha fatto prima, l'ha fatto adesso. Maledetto. E come faccio a scendere? Madonna mia. Non si può. Perfetto. Tutto questo per... quindi era solo per farmi morire. Va bene. Non mi piace come cosa, ma va bene. Niente, qua ci lanciamo. Ecco, giustamente. Mazza, sto ragazzino comunque ha le caviglie di ferro, perché talmente tante cadute ha fatto che... adesso, per carità, però... occhio! Madonna. L'inquietudine. Cosa hai? Mamma mia, spavento. Vaffanculo, va. Bene, un'altra volta. Ah. Vedi, ti fa usare entrambi le mani e tutta la tastiera. Perché ho la strana sensazione che prima o poi una di queste si sveglia e ci fa tanto male. Adesso io, per mia curiosità, faccio un altro giro. Giusto perché già non stiamo rischiando la vita abbastanza, quindi... me la rischio io per lui anche. Scopriremo ste cazzi candele, che servono. Permesso. Salve. Ecco. Topolino. Che carino. Ratatouille. Famoso Ratatouille. I suoi antenati provenivano da qui. E vai, un altro libro. Che ci racconti, caro? Dear diary, I am so in love with him. I cannot even describe it. It feels like he loves me too. E invece? Our village still tries to heal its wounds from the dark days. But at least me and my love survived and have each other. Ok, che cosa gli capiterà? After the horrible witch hunt, we thought we were safe. We thought we would have peace. But then the plague came to our village. Ecco. It feels like the plague is some kind of punishment for our sins. Maybe we deserve this. Ah. People say they have seen an old woman with a rake at night. Every house she passes, people inside get sick. Di prima. I hope she does not come to my house. Però, infatti sulle porte c'erano tutte sbarrate con delle X. Someone new has fallen ill, and shortly thereafter they die. We do not even dare to give them a proper funeral. Ah beh, per forza. It is horrible. The dead are rising from their graves, and they eat the ones left alive.
I have locked myself in the house. I got separated from my love. Ci dispiace, ci dispiace. I wish I could be with him. I hope I can meet him in the next life. I'm out of food, and the dead are right outside my door. I miss him so much. Bene. Quindi sarebbe questa qua? Almeno non ti sei trasformato, oddio. Probabilmente ha fatto un insano gesto. O scivolata quando si è alzata dal letto, ha sbattuto contro l'armadio e niente, c'è rimasta. Bene, bene. Sarebbe bello vedere il dottore della peste a sto punto, figo. Con quel cazzo di elmo particolare. Niente, riusciamo, non so... Si deve andare di qua? Ah, ma pensa a te. Porca puttana, che paura. Ma vaffanculo, voi erovi del cazzo. Madonna. Sono la pelle d'oca, ma vaffanculo, va. Poi l'audio sparato a mille, ma... Non si fa, non si fanno ste cose. Che è sta cosa? Un tavolo. Ah, lo usiamo come Bob? Bello. Spingi. Spingi. Bene, abbiamo attirato a noi tutti gli zombie del villaggio. E ok. Immagino che... No, è aperto. Madonna, il buio. Si può? No. Ma è una stalla questa. Ok. Parecchio inquietante, dovrei dire. Ma non si può davvero? Così invece, facendo il salto, no. Va bene, qua non c'è un cazzo. Saliamo le scale, che vedo di... Basta, ecco. Ah! Madonna mia, meno male che è cascato giù. Ah! No! 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 E niente, siamo morti. Guardate le lucine negli occhi che hanno. Hanno un... Uno sguardo solare, uno sguardo lucente, direi. Allora, facciamo così. No, non era quello che volevo fare, va bene. Ah! Aiuto! Aiuto! Che devo fare? No, mi serve una manovella, maledizione. Dove la trovo io la manovella? Basta scappare, vi prego. Mi sono rotto il cazzo. Non ce la faccio. Ok. Nient'altro? Va bene. Potevano evitare anche sta roba, che tanto non ha avuto senso. Guardate com'è lì e non ci può prendere. Oddio. Non parliamo troppo, che non si sa mai. Ecco, questa è un po' una vaccata. A sto punto falli cascare tutti giù nei buchi, così io sono tranquillo. Salve, arrivederci Chiaro, grazie per averci fatto crepare una 5 volte più o meno. Ah, ancora, basta. No, lasciaci stare, via. Ciao, arrivederci. Questi sono i topolini. Un chilo, di che? Di grano? In teoria? Sai com'è? Potrebbe essere, no? Allora, magari prendere due gatti sarebbe stato male, eh? I rovi di prima, cioè di prima, dell'altro episodio. Ok, te pareva, non possiamo continuare qui. Madonna. Però... Ah, ma vaffanculo, va. Mi sono cagato in mano, ma porca troia.
spavento. Fanculo. Basta, basta sto tema. Basta, non ce la faccio più. Non mi fa impazzire questo tema, dico la verità. Adesso va bene, mi cago in mano, eccetera, però... Una chiesa, non... Non mi piace la chiesa, mi fa paura. Bene. Cosa potrà mai capitare in una chiesa di un villaggio dove tutti sono zombie? Bene, c'è solo una cazzo di candela accesa. Qua c'è un libro enorme che dobbiamo fare, dobbiamo andarlo a leggere. Leggiamo il Vangelo secondo Christian. E non scendi per favore. Dovremmo scavalcare qui in teoria, no? O no? È lì la via d'uscita. Io immagino che... Ah no, niente. Dobbiamo semplicemente crearci... vaffanculo. Un qualcosa per raggiungere quella strana rete, credo. Ma adesso io... Cioè, dai, ce la facciamo! No? Oddio. Che c'è scritto? God? Good? Boh. Valsigne? Valsigne? Non lo so. Ma la candela possiamo farla cascare e dare fuoco a tutto? Vediamo sto... Questo qua chi era? Il re Nils, quello che abbiamo visto perdere prima la moglie e poi il figlio per una malattia e dar di matto e attaccare, diciamo, le streghe. Lei invece la Tuva, quella fatina, quella creatura, a sto punto è una specie di dea benevola. Gli gnometti, quelli sembrano troll, penso. Ok. Ah, giustamente, eccolo. Voilà. E con altri 2 centimetri riusciamo a raggiungere la rete, giustamente. Quindi potrebbe centrare tutto quello che abbiamo visto, potrebbe avere un intrigo tutto a sé. Nel senso, ritroviamo un altro quadro con il re Nils, Tuva sotto. Quanto pare regina a sto punto delle creature, dei boschi. Madonna mia, con quale... Basta zombie. Non possiamo prendere un forcone, glielo infiliamo in testa, gli spappoliamo il cervello, come giusto che sia. Vuoi che questi non si risvegliano con i rovi? Ecco. No. Noi non facciamo niente. Dove devo andare? Io vado qua, No, non è vero. Di qua. Madonna mia. No, arrivano? Lasciateci stare. No. C'è un lucchetto. Sono morto. Lo so già io. Scusate. Devo andare di qua? Va bene. Ma quindi... Cosa devo fare? E quindi? Non fa niente, Se ve lo state chiedendo, non... Lo guarda. E niente, non c'è un cazzo lì in pratica. State buoni lì, per favore. Ecco, sapevo io. Ah, ok, meno male. Ok. Via. Madonna mia. Dai, muoviti, qualcuno che sfondi il ponte. Vabbè, sta crollando da solo. Madonna mia. E vai. Vaffanculo, va. E sei santo alto dal cazzo. Un po' di talassofobia intorno.
per chi ne soffre. Bello. Anche qua per chi soffre di vertigine è ideale venire, giusto? Sembra quei percorsi cinesi dove fanno vedere che la gente piglia da di matto perché ha paura, giustamente, eh. Quindi, no, scendi, cos'è sta roba? Aha. Ah, la donna col rastrello, quella lì che porta la peste. Vediamo cos'è. Ah, proprio peste figurine, va bene. Ho sbloccato l'achievement. Il trofeo. Ammazza è lunga sta torre, che cazzo. Era il disegno di prima, probabilmente, la struttura fallica. Oh, attenzione, l'eclissi. Bellissimo. Che spettacolo. Bello. Pitch black. Per chi l'avesse visto, film. Per me è molto sottovalutato. Anche il secondo e il terzo. Che cazzo è? Una pietra galleggiante. Ok, devo far niente, sì. C'è l'occhio di Sauron spento. Ok. Cosa sei andato allo psicologo? Vedi che. Dimmi che figura vedi. Quello siamo noi. E va bene. Stiamo avendo un trip mentale. Vabbè che dopo questa sflesciata di luce. Che figura inquietante. Madonna mia. Eravamo in cima prima. Basta l'eclissi, basta. Quanto dura? Ah, sarà bene, sarà. Ma devo andare in acqua? Perché qui non posso andare. Oddio. Devo andare? Andiamo. No, che non si sa mai, esca fuori qualcosa. Sta eclissi può far loca perché va avanti e indietro. Vediamo la barchetta? Bello. Proprio Resident Evil, Resident Evil 4. Questo è Leon da piccolo, Leon Kennedy da piccolo. Da grande lo sapeva che avrà e avrà. Avrebbe dovuto affrontare un mostro in un lago. Madonna. Io sarei uguale a remare, secondo me. Ma stiamo oddio mio. Porca puttana, ma lei il passaggio poteva anche chiedere. Queste signore anziane. Gliel' avremmo dato il passaggio se solo avesse chiesto. No, cos'è sta roba, vi prego. Ah, madonna mia. Ma cosa devo fare? Nah. Ah, no. Ma che devo fare? Non capisco. Madonna mia, gli occhi. Boom. Boom. Quindi ok, persone piccole devono puntare
ai punti deboli dei mostri, quindi gli occhi. Ah! Ma io non so, non sto capendo se sono io bravo a schivare oppure ho tanto culo o è fatto così il gioco, perché non capisco quali siano gli attacchi. Oddio, adesso il naso, nel naso, giusto, giustamente. Top. Ah, fanculo, che cazzo ti sei? Maledetta. Ma guarda te, questa fessura a forma di... Oddio. Quindi? Possiamo continuare? È ancora qui questa. Ma gli dai una testata sul mento, la butti in acqua. Per favore. Essere risvegliata, niente. Ci guarda male. Cazzo vuoi? Madonna, non arriviamo più. Che poi dove stiamo andando? Dove cazzo stiamo andando? Ma sto facendo bene, perché è di nuovo. E ridaglie. Secondo round. Vediamo un po'. Dai, fatti sotto, su. Dov'è la... Madonna mia. Non me l'aspettavo. Porca puttana. E qui è cosa dobbiamo... Ah beh, dobbiamo saltare. No, eh. Oh, porca trota. Meno male che era la stessa. Boom. Accecati, maledetta. Corri, corri, corri. Adesso sicuramente ritornerà al pavimento. Ah, ah, ah. Fregata sto giro, maledetta. Dai però. Amore. Ah, ah. Dov'è? Boom. Dai, dai. Non ci fai paura. Abbiamo visto di peggio. Madonna, nel naso. Questa, questa. Questa è la vera, questa è la reale. Boom. Ci lasci stare adesso? Forse. Boom. Per un pelo, per un pelo, cazzo. Boom. Quante volte ti dobbiamo accecare? Me lo spieghi? Madonna l'effetto, devo dire. Ci sta ripensando l'anziana. Sta riflettendo ciò che ha fatto. Non si doveva mettere contro di noi. Giustamente a quell'età non si scherza con i giovani, eh. Adesso va bene tutto, l'esperienza e tanta roba, però il fisico è quello che è, gli occhi sono quello che sono. Comunque non riesco a capire se sto facendo bene con i remi, perché ok, A e D. No, non funziona più. Di nuovo, terzo round. E andiamo. Sto giro che succede? No, che cazzo... Oddio. Non lo so cosa è successo. Boom. Ancora, ne vuoi? Occhio. Non si sa. Bam. Bam. Ma sei te che continui. Noi proseguiremo anche per la nostra strada, perché dobbiamo... Ma sta buona. Dove cazzo vai? Dobbiamo trovare la nostra sorella Lilimor, che tra l'altro... Che palle sti topi. Porca puttana. Uppala. Basta. Boom. No. No. Mi devo abbassare, quindi. Nella prima parte non l'ho capito, perché non abbiamo fatto niente. Ma mi devo abbassare. No, non mi devo abbassare. Devo passare attraverso. Vaffanculo, va di nuovo. No. Ma vai a cagare, va. Brutta maledetta. Dai, su. Topi, non vedo, però non vedo. Cristo. Ok. Dai. Boom. Chi è? Prossimo?
Bocca sotto. Boom. Niente, mi spiace. Occhio a non entrargli nel naso. Sai com'è. Caccole di peste, non... Boom. Chi sei? Te sei, maledetta. Ti vedo respirare. Boom. Dai. Forse questa è la volta buona. Attenzione, cosa farà mai? Occhio, di nuovo. Ma va a fare in culo, va. Che palle. Fanculo, va, stavolta non mi hai preso. Forse ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po'. Possiamo tirar fuori di nuovo la spada? Un altro achievement. Peste stavolta. Oh. Sentite che bel sound. Che bella musica. Si vede. Si vede. La montagna. He could finally find his sister. Montagna Ereborn, che è circondata dall'acqua. Basta? Ah, ma devo continuare? Ma ditelo. Ormai dai, siamo arrivati. Oh, finalmente. Oh, bello, cambiamo location, finalmente. Mi piace questa cosa, mi piace. A questo punto, signori, non so se continuare o meno, ma... penso che siamo giunti anche al finale, io penso. Ok, cambio scenografico, bianco e nero. Vediamo dove ci porta. Bene, bene. Del vino fatto scolare da una tanica aperta. Possiamo attraversare o moriamo? Perché non lo so. Alziamo la mano al cielo. Porta in alto la mano. Ok. Bene. Per darci un po' di colore, giustamente, tutto bianco e nero. Guardate che carino, lasciamo le tracce. Figo. Ah, ok, di nuovo alla fatidica montagna siamo. Scusa, non c'eravamo già stati, quindi, boh. Ma che sta succedendo? È partito tutto da questa montagna, perché quando siamo scivolati giù è partita, diciamo, l'avventura magica. Titra, spettrale e cruenta, direi anche. Ammazza, oh. As he reached the summit, Olle felt regret. Boom. Grazie. Oddio. Stop his sister from being taken. Vabbè, poverini, che cazzo poteva farci lui? Bello che si vedono comunque i... could not stop the woman from drowning her child. Bello. Ecco, il muta forma nella foresta. E sarei curioso di andarmelo a rifare per vedere se effettivamente si può decidere se ucciderlo o meno. Quello sarei curioso. And he wished he could ask their forgiveness. Però. Ok, piano piano. Ah, giusto, in questo gioco hanno le porte automatiche che si chiudono dietro di noi. Chissà chi troveremo all'interno. Permesso, si può, c'è qualcuno in casa? C'è qualcuno in montagna?
He had reached the end that Tuva had pointed him towards. Now, entering the halls of the mountain, Ulle was ready to find his sister. Ok. Quando ce l'aveva detto di andare alla montagna, sinceramente me lo son perso. Questo è Re Nils. La spada che abbiamo tirato fuori noi, a quanto pare. Mi ricorda quella che abbiamo fatto uscire noi contro la creatura del bosco lì. E uno scettro. Con la croce sopra. Va bene, basta. Quindi cosa dobbiamo fare? Non posso più... Ah... Ah... Cos'è, le porte dei nani? Che sono nascoste? Figo. Ehi. Devi andare di qua. Attenzione. Siamo entrati in libreria, in biblioteca. Anche la biblioteca ci chiude dentro, perfetto. È la biblioteca di prima, dove c'è l'anziano. Sì. Salve, caro, siamo tornati. Ma questo è sempre il racconto, giusto, di Derren Hills? No. Exhausted. Ah, bloody, continuo. And at his wit's end, King Nils came to a witch's house on the outskirts of his kingdom. Ok. He fell to his knees, begging the witch to help cure his son, and she agreed. The witch explained that the flower held tremendous power that could only very carefully be used for good. Ok. The witch instructed he only use a single petal. Using the whole bloom would only invite death. Ulrich began to recover, but discontent at the royal line had grown in the kingdom following King Nils' bloody campaign. The next day, King Nils found his son dead, and the last light holding his darkness at bay. Heartbroken, King Nils turned to the bloom which had promised life, and instead saw it as an escape from his suffering. The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair. She raised a mountain on top of King Nils and shackled him using the same bramble that he let loose upon the kingdom. Okay. And to this day, the trolls still feed him as punishment for his evil deed. I troll lo nutrono? Noi continuiamo di qua? Però... di tutto questo delirio dato da questo re, diciamo. Ok, qua c'è il re col suo figlio. Ah, vabbè, qua quando era marmocchietto. E qua quando c'era sua moglie. Ok. Questo è un orologio senza lancette. Ah, una coppa. Ok. Tipica scultura nel castello. Questa non si può leggere? Qui cosa c'è? Non si apre? Non si apre, va bene. Così, questi non si possono aprire, va bene. Guardiamo prima un pochino tutto. Ah, niente, così. Ci sediamo, vabbè, giustamente, siamo un po' stanchi dopo
tutto quello che ci è successo. La spada. Ah, la spada che aveva il bambino. C'è un X sopra, 10. Quando aveva 10 anni l'ha regalata. Ah, le pigne. Questo cos'è? Che cazzo sarebbe sta cosa? Un pezzo di corteccia con un ramo inficcato dentro? Ah, ma si possono vedere. Coltellino. Ok. Probabilmente coltellino per intagliare tutte queste cose qua. Figo. No, ho sbagliato. Ho spinto R. Il re. Questa no. Ok. Qui si può vedere. Ah, il... Ah, così. Si atteggia anche. Ma fatti i cazzi tuoi, non è tuo, ok? Che eravamo sporchi. Una spilla? Che cacchio è? Perché siamo felici? Bah, chissà. Si può? Non si... No, a sto punto non penso si possa. Forse... Aspetta un attimo. Adesso da vestiti facciamo qualche tipo di minchiata oppure... No. Ah, aspettate, non è una spilla, non è un cazzo, è questo. Ruota. Cosa devo fare? Devo mettere 10? Quindi? 2. Ok. Quindi 10 e 2. Scusate, ma a sto punto vado a vedere meglio se per caso... Non mi sembra di vedere nessun numero qua. Ah, e invece... 6. Ma abbiamo solo una lancetta. 10. 2. E 6. Non ha senso. Almeno che... Ok, ci sono. E allora, un attimo. Calice, il calice aveva 6. Poi il 2 e poi il 10. Oh, vaffanculo, va. C'erano i quadri da vedere. Che è successo? Si è aperto questo. Si è aperto questo e ci dà la chiave. Perfetto. Carini anche gli oggetti. Vaffanculo, era tanto semplice. Ci ho messo 30 anni. Pensavo fosse finito, sennò avrei stoppato, sinceramente. Bene, la musica si sta facendo più avventurosa. Guardate come corre. Fa morire. Ok, qua è tutto il groviglio di rovi, di Bramble. Dobbiamo andare di... Madonna mia! Ma l'esplosione era data dal fatto che siamo saltati sulla pancia, no? A quanto pare no. No, perché se quella era una scoreggia potente, devo dire. Che figata, un incudine gigante. Che sta succedendo? Minchia. Giù. Vai. Ok, stessa meccanica.
del lago lì. Cosa dobbiamo fare qua? Dai, dai. Ok. Vai, bravissimo. Dai, dai, dai. Vai, non troppo. Ok, salta di qua. Dai. Madonna, il rischio. Qua, qua, qua. Guardate i troll che stanno. Oddio. Madonna mia. Rischiosa. No, mi sa che ho scazzato alla grande. Che culo. Grandissimo culo. No. E niente. Ma perché parlo? Perché cazzo parlo? Perché cazzo parlo? Ok. Dai, muoviti, per favore. Ok. Muoviti, 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 muoviti. Vai qua. Vai, 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 vai. Ok. Dai, tira un'altra botta. Ok. Madonna mia. E meno male che sta in equilibrio da solo. Ok. Che cos'è passato davanti al cameraman? Ok. Mazza, porte gigantesche. Ah, ma sono, vedete gli alci con le zampe a mani. Raffigurate. A parte io... Ah, madonna mia. Ah, ok. Aspetta, torna Andrei. Vai, una. Due. Aspetta che dobbiamo tornare indietro, che... Tre. E quattro. E toglietevi dal cazzo. Dobbiamo passare. L'abbiamo aperto noi. Giustamente. Vuoi non fare danni in giro per il mondo? Tuva con tanta fatica aveva chiuso tutto. C'è un signore anziano. Una testa di un signore anziano. Intrappolato nelle pietre. Nella pietra. Was now revealed. Okay. We just had to reach the sack before Lilimur ended up as the giant's dinner. Quindi non saliamo sopra, no. Okay, okay. Quindi questo sarebbe il re Nils, a quanto pare. Però non lo so, va dove cazzo devo andare, scusatemi. Non so dove io debba andare. Boh. Non devo andare di qua? Ma vaffanculo. È mezz'ora che sto cercando come cazzo fare. E niente. Meno male che per voi esiste la magia dell'editing. Godo, godo. Adesso è giusto che sia così, però. È giusto che muore. È giusto. Vaffanculo, va. Non ho mica capito come sia successo tutto ciò, Però. Niente, riscaliamo questa cazzo di spada arrugginita. Allora, invece di cascar giù, va là. Continuiamo, per favore. Ormai siamo al finale. Già sta durando un puttanaio sto video.
Però comunque è talmente infognato sto giochino che porca trota. Proprio incatenato dalla roccia e dai rovi. Mamma mia, spettacolo. Boh. C'è un passaggio? Oh là. Abbiamo scelto l'ascensore. Però così mi sa che liberiamo un pochino il re. Mazza, è ancora viva. Dentro quel sacco. Il nostro amico. Quindi ancora, cioè, siamo nello stesso regno, in poche parole. Quindi eravamo in questo regno di Bramble. No, dove cazzo va? Dove va? Ma cos'è sta roba che c'è qua davanti a noi? Un pezzo di torta? Ah, ecco dove va. No. Fa qualcosa, urla. Minchia. Porca trota. Attack on Titan, cazzo. Oddio. Se magna anche lui. Gli ha portato un solo piccolo antipasto. Giustamente lui ha fame. Però... bello. Mamma mia, ma che figata. Oddio, mi dispiace per nostra sorella, ci mancherebbe. E niente, il pezzo di pane li ha muffito e non gli andava. Occhio. A posto. Siamo il piatto. Ah, oddio. Il piatto principale. No. Attenzione com'è. Ah, ok. Ma sentite che cazzo di musica. Bellissimo. Guarda che lascia anche le sgommate. No. Porca troia. Madonna. Vai. Ok, da una parte fatta. Ok. Non vedo. Dai. Vieni qua con la forchetta. Bravissimo. Madonna. Vai, boom. Che tira fuori, mo? Giustamente, se le posate non servono, bisogna usare cose più... Ah, cure! Perché quello è rimasto integro? Perché è d'oro? La spada ci ha ucciso. Palesemente ci ha preso. Mamma mia, ma che sound epico! Ma bellissimo, è Attack on Titan davvero. Occhio! Merda! Pensavo arrivasse un po' più piano. Porca puttana! No! Minchia! Pure! Così, pure! Merda! No! No! Boom! Ma madonna mia! Ho rischiato tantissimo!
Vieni qua con quello. No, merda. Ho visto alla fine che si è spostata l'ombra. Ah, salta. Boom. No, maledetto stronzo. Ok, no. Occhio. Ok. Boom. Ah, non mi infuli più stavolta. No. Sì, vabbè, ma ci prende nel tallone. Cazzo, bubbolo, come faccio io? Chi siamo? Achille, porca puttana. Non è giusto. Oh no. Non ce la farò mai. No. Cosa cazzo devo fare adesso? Non l'ho capito. Sta buon che partiamo da qua. Minchia. Sentite il sound, mamma mia. Lo sapevo. Porca troia, ci ho pensato. Adesso torno indietro. Fanculo. Fanculo. Ok. Stronzo. No. Non vale così. Ah. No. E niente, sempre il tallone che ci frega. Ai ai ai, dai, spada, boom, boom, e uno è andato, vaffanculo, con calma, come faccio a schivare tutti gli altri che cascano? Vai, pulisci, pulisci, ok. Aiuto! Non ho preso niente! No, dai, vaffanculo, va! E niente. E due. Dai! Uno. Due. Però lo devi prendere anche tu, figliolo, eh! Non è per niente, però, Cristo. Affanculo, va. Che cazzo di... No. Madonna mia, la fretta e l'ansia. Dove è andato? Oh. Ragazzi, non c'è più. Non c'è più il fiore. Cazzo devo fare? Oh, via. Avevo saltato, avevo. È sparito il fiore. Era sparito quello, era sparito. Ok. Ok. Sparisce di nuovo. Dai, ma va, fa culo, va. Ok, di nuovo. Olè. Olè. Ah, ma allora sarà buggato, ma va, fa culo per una volta che ce l'ho fatta. Bramble weakened. The Mountain King saw clearly for the first time in centuries. And what he saw reminded him of his beloved son. Siamo vestiti come lui. Cazzo, era re Theoden, il signore degli anelli. This time King Nils would overcome the darkness. Epp.
Ok, che avrebbe sconfitto l'oscurità, però ci ha ucciso, cioè ci ha spinto via. Ma che cosa, che essere strano che siamo anche noi, sopravviviamo a delle cose del genere. Cosa sta diventando? Che bello! Molto figo. King Nils tore the bramble rooted in his back and brought it all to an end. Wow. Bello. The only way to get to Lilimor was now up and in. Ah, quindi di salire ed entrare. Da dove entriamo? No, sai com'è? Sono parecchi orifizi, buchi. È bello, fatto bene comunque. Ti salgo sulle manine. Fa un po' senso. Salve caro, siamo di nuovo noi. Ok, meno male, ci ho azzeccato. Ma cioè, non vorrei dire. Ah, è vero, era appesa al soffitto la corona. E niente, ci ha tirato nel casino un'altra volta. Aia. Ah, non c'è cascata addosso. Pensavo che anche per noi fosse giunta la fine. Occhio! Alien. Wow. No, ci ho spiaccicato. No, ho spiaccicato. Che cazzo dico? Ci siamo schiantati al suolo. E ci siamo sacrificati per salvare nostra sorella. Che ometti coraggiosi. Tuva had one last gift to give to Ole. La vita. Non so perché mi è venuta in mente la storia di Pinocchio. Un bambino vero. Occhio! Ah, non devo giocare, può andare da sola? Il nostro amico, ciao! Always look after his friend. Sì, Lemus. Piccolo amico di pietra. Quindi non ha le gambe, è solo busto. Che carino, grazie caro. Sa che Lilimor non uscirà più di casa per un po'. A nightmare woke her up. Frightened by her memories. She searched for her brother's comfort. A sto giro è il fratello scappato. Madonna, che cazzo è un loop? Pure un altro quadro. Non c'è più quello di prima. Non capisco bene cosa sia, sinceramente. C'è una ragazzina dai capelli rossi e l'altro però non so cosa sia.
Ah, queste sono le bamboline che abbiamo trovato. Mi sa che ne abbiamo lasciate qualcuna indietro. Peccato, peccato. Ok, qua vediamo che qui non si può andare, qua il diario non c'è, vediamo se qua si può fare qualcosa, no, niente. Vediamo un po'. However, the darkness outside did not scare her. Mortacci tua. Because she knew she had her brother. Ah, quindi adesso è il fratello che va a spasso in giro per i boschi di notte. Ha capito un cazzo, poche parole, da quello che abbiamo affrontato finora. Signori, siamo giunti alla fine. Sì, è stato un po' lunghino il finale. Forse l'avrei dovuto dividere in due, ma ci sta infognantissimo e ci sta bello, bello, bello. Che dire, io lo trovo un piccolo capolavoro, sinceramente. Signori, come al solito vi invito a lasciare un mi piace, a commentare il video se vi è piaciuto il film, sì, vabbè, più o meno un film, se vi è piaciuto il gioco, se lo state giocando, se avete qualche chicchetta da dire, qualche cosa particolare da dire, ci mancherebbe altro, ditela pure. A me è piaciuto veramente veramente tanto, devo dire. Cioè, pensate, è un indie, quindi dai, comunque piccolino nel suo vasto mondo, diciamo, del videogioco. Ci sta, tanta roba, tanta roba. Sono contentissimo di averlo giocato, sinceramente. Poi ambientazione molto cupa, molto tetra, cosa che gradisco, devo dire. Anche cose molto, diciamo, difficili da vedere, però ci stanno, purtroppo in un'altra maniera, ma esistono. Quindi, signori, iscrivetevi al canale per seguire altre avventure, altre storielle del genere, se si trovano, perché no? Magari se sapete qualcos'altro che possa essere, diciamo, possa avvicinarsi a questo tipo di giochino, volentieri, perché no? Ditemelo nei commenti, ovviamente. E noi, come al solito, ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao a tutti e grazie per aver visto fino alla fine.